Amiche ed amici della lettura, salve. Oggi con noi c'è uno scrittore che non è uno scrittore, apparentemente non è uno scrittore puro, ma della sua opera, lasciate che vi dica, avvincente. Vi anticipo solo questo, è avvincente. È un poliziesco, un giallo, è ambientato nella provincia, ma di tutto ci parlerà Jacopo Epifani. Ciao Jacopo, benvenuto, buonasera. Ciao Alfonso, grazie per lo spazio che mi dedichi all'interno del tuo canale e un saluto a tutti coloro che seguiranno questa intervista in differita o in diretta. Jacopo, averti qui è assolutamente un piacere. La tua è una storia che mi affascina molto. Ti chiederei di raccontarcela perché tu sei originario della Puglia. Poi compi degli studi a Milano, una parentesi a Roma, ritorni a Milano, sei un giovanissimo, sei forse uno degli ultimi millennial, no? E però ti stai facendo largo non solo da un punto di vista professionale, ma anche con la scrittura. Infatti, anche se so che non ti piace definirti uno scrittore, ma per me lo sei, anche perché i riscontri sono arrivati e stanno continuando ad arrivare, non solo quelli, diciamo, blasonati, quelli dei concorsi, ma anche la risposta del pubblico. E per me vale molto la risposta del pubblico. Quindi, per chi non ti conosce, direi di partire dall'inizio. Chi è Jacopo Epifani? Ciao, fermati solo un istante per iscriverti al canale e attivare la campanella. Questo tuo contributo è fondamentale per me e per i miei ospiti. Grazie. Jacopo Epifani è un signore ormai di 29 anni. Passo alla prima persona perché se continuassi ad usare la terza sarebbe segno o di prosopopea eccessiva o di qualche disordine mentale che non escluso io abbia, ma magari diverso da quelli di questo tipo. Devo dissentire sul giovanissimo, a 29 anni, purtroppo al giorno d'oggi in Italia si è giovanissimi in certi contesti, ma io non mi considero più un giovanissimo, siamo adulti. Lo saremmo oggi in altri luoghi del globo, lo saremmo stati in Italia fino almeno a non più di una trentina d'anni fa. Che ovviamente con i tempi di misurazione storici sono un battito di ciglia. Mi piacerebbe potermi un giorno definire scrittore. Non lo sono ancora adesso perché la mia opera si compone di un romanzo e di un racconto dei quali avremo il piacere di parlare. La tua introduzione per la quale ti ringrazio, Alfonso, a parte questi due dettagli sui quali mi sono permesso le mie precisazioni, è in realtà completamente esauriente perché io sono nato a Ceglie Messapica, sono cresciuto a Ceglie Messapica, a 18 anni come tanti conterranei, mi sono trasferito a Milano per studiare giurisprudenza. Conseguita la laurea, mi sono trasferito a Roma perché volevo iniziare la carriera da avvocato penalista quando ho terminato la carriera nel settore penale, perché per i primi 18 mesi i laureati in giurisprudenza devono affrontare il tirocinio, la pratica forense. Quando ho terminato gli studi in giurisprudenza, coltivavo l'immaginario dell'avvocato che recita l'arringa, dell'avvocato penalista che recita l'arringa in tribunale in difesa del suo assistito, sia esso il più sfortunato degli innocenti o il peggiore dei colpevoli. La realtà odierna è leggermente diversa, soprattutto se si aspira ai massimi livelli del settore. Però a Roma avrei avuto, pensavo che, di poter avere, e infatti ho avuto l'occasione di
cimentarmi con il diritto penale nel foro nel quale si celebrano, credo io, i processi più avvincenti, nel quale si celebrano processi di alto interesse tecnico-professionale, ma anche mediatico, non che sia un valore in sé che il processo abbia un interesse mediatico, per ogni tipo di reato, dai fatti di corruzione a quelli di criminalità organizzata, eversione, e a quelli per finire poi con quelli di criminalità economica, che è un po' la strada che poi ho intrapreso tornando a Milano nel 2021. Questa è la mia biografia, ovviamente sempre coltivato un grande interesse prima per la lettura, anzi fino a un paio d'anni fa esclusivamente per la lettura della narrativa, ma e all'interno della narrativa prevalentemente, ma non esclusivamente, della giallistica. E per la cronaca giudiziaria italiana del secondo dopoguerra. Diciamo che poi la mia opera, quella di cui parleremo, se vogliamo, nasce un po' da una sintesi di queste tre direttrici. Quindi, il lavoro che ho fatto, l'interesse per la narrativa e l'interesse per questi episodi, che sono stati anche episodi della vita pubblica italiana, del secondo dopoguerra. Senti, io purtroppo devo dissentire sulla questione dello scrittore, per me tu lo sei, perché scrittore a mio avviso non è tanto chi si fregia del titolo, chi di noi si può fregiare di un titolo, tranne quello accademico. Infatti quando mi chiamano prof, dico sempre, no, più che altro cerco, sono un animatore, cerco di incuriosire gli alunni e di convincerli che prendere un libro in mano potrebbe essere una cosa molto importante per il loro futuro. E però i tuoi due, il tuo lungo racconto di cui parleremo stasera e l'altro comunque hanno avuto un apprezzamento e di fatto lo sei per gli altri, quindi ti tocca questo titolo. E invece io ho subito due domande da farti. La prima riguarda diciamo l'ambito legale. Mi affascina molto il penale, tra l'altro ti racconto una cosa divertente, domani mia sorella giurerà, Ah, quindi infatti è un po' in facciamo tensione. i migliori auguri. E, per quanto riguarda i reati, a tuo avviso ci sono ancora, considerala una chiacchiera da bar, quindi non stiamo qui a prendere diciamo i dati proprio certi alla mano, la tua sensazione? Ci sono ancora quei reati, quei fatti di cronaca nera che c'erano tra gli anni 70 e gli anni 80? Si verificano ancora oppure no? E poi ti vorrei fare una domanda, ma sentiti libero di non rispondere. Io personalmente odio il famoso tribunale mediatico, o meglio quella sorta di processo alle intenzioni che viene fatto sui giornali, sulle TV, senza ancora sapere se una persona diciamo è colpevole del fatto o l'ha compiuto o c'è altro, anche perché spero di non dire una sciocchezza, ma essere indagato non vuol dire essere colpevole. Certo. Quindi è una cosa molto italiana questo voler puntare il dito e voler incolpare, ce ne sono tanti di fatti, ma ed è una cosa che a me dà molto fastidio. Però ti chiedo, per un avvocato difensore, quanto è impattante un processo mediatico? Cioè, quanto diventa ostativo per il tuo lavoro? Partiamo dalla prima domanda, anche se poi magari la seconda avrà necessiterà di un maggior tempo di risposta.
Ovviamente la cronaca nera attuale italiana non è la stessa cronaca nera che si seguiva di cui si parlava negli anni 70 e 80 perché è cambiata l'Italia, così come è cambiata l'Europa, così come è cambiato il mondo negli ultimi 40 anni. L'Italia in particolar modo, la cronaca nera italiana in particolar modo, perché la cronaca nera italiana negli anni 70 affiancava a una componente di cronaca nera, chiamiamola pura, fatti di sangue maturati esclusivamente in contesti familiari, chiamiamoli privati, ed era quella che comprensibilmente attraeva il maggior interesse. Una cronaca nera pubblica, una cronaca nera politica, non soltanto perché erano gli anni di piombo, non soltanto perché erano gli anni delle manifestazioni studentesche e dello scontro tra sinistra e destra extraparlamentari, ma perché alcuni e i più gravi fatti di cronaca nera italiana di quel tempo. Si è ipotizzato e in alcuni casi è stato acclarato, provenivano da matrici non solo politiche, ma istituzionali. Chiedersi cosa fosse accaduto, quando esplodeva una bomba in piazza portava a chiedersi dove si collocasse l'Italia. Dove si collocasse l'Italia nell'asse geopolitico internazionale era chiaro, ma da dove provenissero i mandanti di certi fatti. Quindi sì, è tutto molto diverso. E devo dire che qui, soprattutto leggendo un libro tra i tanti di Aldo Giannulli, che è probabilmente il maggiore esperto italiano sulla strategia della tensione e per come è avvenuta in Italia. Il libro penso che si chiami proprio La strategia della tensione, edito da Ponte alle Grazie, ed è un libro scritto con metodo scientifico da un grande studioso che ha dedicato gran parte della sua vita ad approfondire negli archivi lo studio di queste vicende. Ho dovuto fare un po' ammenda, diciamo così, da millennial, come dicevamo, per quella sorta di pregiudizio che si prova e che proviamo noi spesso verso certe forme, o meglio, una certa tendenza di chi è magari un po' più grande di noi alla pensiero complottista. Il complottismo in quanto estremismo è una deriva assai stupida del pensiero umano, ma magari non in egual misura, ma lo è anche l'anticomplottismo laddove diventa una posizione oltranzista. Perché se chi è più grande di noi, e io ho parlato con gente che magari negli anni 70 aveva 30-25 anni, che oggi è qualificatissima, della cui intelligenza nessuno mai dubiterebbe, e che non è complottista per come lo intendiamo oggi, perché è tutt'altro, è gente che ragiona, che pensa. Ma un tempo temere, ipotizzare che ci potesse essere qualche mano oscura dietro certi episodi era più che comprensibile, perché poi magari era vero. Quindi questa è la prima risposta. Oggi la cronaca nera è un episodio molto diverso. È anche vero che un tempo la cronaca nera era una cronaca scritta, oggi è prevalentemente televisiva. È anche vero che oggi, fortunatamente, diciamo così, l'Italia non è più
il centro dei principali movimenti geopolitici mondiali, e non è più al centro, più che della guerra fredda, della fase distensiva della guerra fredda, come le è capitato negli anni 70, ma è un paese del G7, per carità, ma un paese che come allora è fermamente nel suo blocco, ma che non è più il principale teatro di certe traiettorie, il principale punto di incontro di certe traiettorie. Quindi, la cronaca nera è tornata a essere una cronaca nera che si concentra maggiormente su episodi di criminalità comune. È diventata una cronaca nera maggiormente vissuta in tempo reale, prima non era così. Io rimpiango un po' quei programmi e quei testi di approfondimento di fatti di cronaca trascorsi che non puntavano esclusivamente sulle attualità e che invece approfondivano episodi e processi in un momento in cui magari si conosceva qualcosa di più su ciò che è accaduto, piuttosto che dare la notizia in tempo reale e fornire un'informazione che poi in fondo è anche frammentaria. Io sono perfettamente, non ho nulla in contrario a che la cronaca nera abbia spazio nell'offerta mediatica e televisiva quotidiano. Per quanto riguarda invece il processo mediatico, è un argomento che richiede una riflessione molto complessa. Perché? Perché sicuramente è un fenomeno prevalentemente televisivo che si è prestato a derive e degenerazioni. Questo è fuori di dubbio, perché sicuramente la ricerca del colpevole e prima ancora la quasi persecutoria esposizione dei soggetti coinvolti in certe vicende che conquistano l'onore delle cronache, non sempre e solo gli indiziati, è un fatto che ha dei contorni medievali, barbari, diventa una sorta di gogna, ma ripeto, diventa una persecuzione per i soggetti che ne sono vittime, che ne sono esposti. Immagina anche solo un parente di una vittima che magari faticosamente avvia dei processi di rimozione della tragedia che ha vissuto e che dopo mesi, anni si trova ancora tartassato da giornalisti, reporter, fotoreporter che tornano a ricordargli la vicenda di cui è stato suo malgrado protagonista. Ovviamente tutto questo è molto 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 triste. Insomma, un po' come bisognerebbe in questi casi molto delicati adottare una sorta di principio consensuale, cioè se una persona non vuole più saper nulla di certe vicende, forse sarebbe il caso di lasciarla in pace, tornare a parlarne, magari, no? Nessuno vuole apporre limiti al diritto di cronaca, ma evitando di coinvolgere reiteratamente soggetti che magari hanno già manifestato il proprio desiderio di esserne, di essere dimenticati e di essere lasciati in pace. Però c'è gente, ci sono imputati che hanno la possibilità, grazie all'attenzione che i media riservano a certe vicende processuali, credo io, non sono mai stato coinvolto professionalmente in casi del genere in cui
però è ciò che si sente e si sa, ci sono casi in cui persone che sono accusate di reati molto gravi hanno la possibilità di pagare i pool difensivi grazie alle interviste e all'attenzione che viene dedicata dagli organi di stampa al loro caso. Quindi qui noi abbiamo la possibilità, o meglio, viene data a queste persone la possibilità di difendersi nei processi e di ricevere la miglior difesa possibile nei processi, grazie a questo sistema. Non va dimenticato questo. Non tutti sono vittima dei processi mediatici. Alcuni sono vittima dei processi giudiziari e magari grazie al processo mediatico riescono a ottenere una difesa all'altezza, perché la grande ingiustizia dei processi penali, la grande ingiustizia di uno e soprattutto dei processi penali per fatti gravi o complessi, dei grossi processi penali, e la disparità d'armi economica, finanziaria. Non esiste legge che metta che ponga rimedio a ciò tra l'accusa e la difesa. La magistratura impiega e può impiegare liberamente, perché nessuno andrà mai a chiedere conto al magistrato dei soldi spesi, anche se tutto dovesse risolversi in una bolla di sapone. La magistratura ha la possibilità di impiegare milioni nelle proprie, quantomeno spesso centinaia di migliaia di euro, nelle proprie attività investigative. Se l'imputato è un disgraziato, sì, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, ma gli importi sono irrisori. Gli importi sono irrisori, non copre l'attività investigativa, che nel processo penale è essenziale e fondamentale. Questi sono due aspetti veramente interessanti perché non avevo mai pensato, e ti ringrazio, non avevo mai pensato alla possibilità, diciamo, di utilizzare, o meglio, di reperire fondi tramite le interviste. E in effetti, forse nel modello anglosassone, il magistrato dà conto del, diciamo, dei soldi pubblici utilizzati, forse negli Stati Uniti, mi sembra. Non lo so, negli Stati Uniti i magistrati sono addirittura di nomina politica, se non delle volte addirittura di elezione popolare, quindi è un sistema totalmente diverso e hanno delle funzioni diverse anche rispetto a quella propria del magistrato italiano. Sì, esistendo quello che si chiama comunque un sistema di rimozione, la possibilità di rimuovere il magistrato dal proprio incarico, è ovvio che ciò crei maggior responsabilità e un dovere di rendicontazione nell'impiego delle risorse. Quindi questo è sicuramente una differenza importante. Jacopo, sai, prima pensavo alla questione del complottismo e del fatto di non cedere al complottismo né di fare l'errore opposto e mi sono venute in mente le parole di Andreotti quando diceva che fondamentalmente a pensar male si fa peccato, però a volte non si sbaglia. Quindi direi che è giusto quello che hai detto, non bisogna eccedere in entrambi i casi. Senti, invece ho due domande, però sentiti libero di non rispondere. Una riguarda Roberto Saviano, lo conosciamo tutti, non c'è bisogno di presentarlo. Lui è uno che va a pescare tra le carte processuali per poi scrivere, diciamo, i suoi romanzi, i suoi racconti o per fare divulgazione. E vorrei chiederti a proposito di Saviano, essendo lui un personaggio un po' divisivo, un po' trasversale, come viene visto da, diciamo, nel tuo ambiente, nel senso se Saviano effettivamente contribuisce oppure no a fare un certo tipo di divulgazione. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, quando si parla di avvocati, mi viene in mente subito Angelo Greco.
famoso sui social, la legge, questa è la legge, eccetera. Quanto è importante oggi l'aspetto social per un avvocato giovane come te, come Jacopo Epifani? Dunque, intanto io rifuggo qualunque titolo, qualsiasi titolo, quindi anche quello di avvocato. Il titolo degrada, diceva se non erro Flaubert. Quindi, e da avvocato ho delle opinioni che tra i miei colleghi poi sono spesso molto poco popolari, magari già ne abbiamo svelata una. Che potrebbe essere tale sul processo mediatico. Vedremo se ne emergeranno altre. Saviano è un giornalista che da giornalista ha svolto un lavoro che definire egregio sarebbe riduttivo, incommensurabile per quanto è stato innovativo di un certo modo di raccontare i territori e le vicende che lui ha raccontato. Giornalismo che è giornalismo d'inchiesta autentico, che ha preceduto la magistratura e che ha permesso di rendere pubblico è accessibile a un pubblico vastissimo la conoscenza e la comprensione di questi fatti. Non per niente, a distanza di, non so, 13-14 anni, è ancora sotto scorta. Un uomo che ha sacrificato la sua vita all'informazione e tramite l'informazione al contrasto alle criminalità organizzate è un eroe nazionale. Sulla base della notorietà, sulla scorta della notorietà che ha acquisito, poi deciso di comunicare più che legittimamente le sue opinioni politiche, etiche, sociali, anche su argomenti molto diversi. Sostanzialmente su soprattutto a un certo punto su ogni argomento che fosse oggetto del dibattito pubblico lo può fare legittimamente, così come legittimamente si può dissentire anche pubblicamente da ciò che dice, perché senza aver ecco, timore di compiere un atto di lesa maestà, perché tanto merito vi è alla sua storia, nella sua storia personale, tanto poi se uno esprime le sue opinioni deve riconoscere agli altri il diritto di dissentirne e di esprimere le loro opinioni contrarie. Ma non mi sembra che abbia mai, almeno a memoria poi, seguo ogni parola che pronuncia, negato ciò. Quindi, per quanto riguarda Angelo Greco, anche lui è autore di un ottimo servizio, un ottimo lavoro. Ben venga chi riesce a spiegare al pubblico come funziona lo spesso inutilmente complicato mondo del diritto. Io prima di iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza, forse non avevo neanche un'idea molto chiara della differenza tra diritto civile e diritto penale. Quindi ben venga chi fa informazione giuridica, da quella inerente alle questioni più minute a quella riguardante gli argomenti di maggior delicatezza e importanza. Ben venga. Va bene, è un bravo divulgatore e gli auguro il maggior successo possibile.
Senti, io vorrei passare ora al tuo ultimo romanzo, Debito di coscienza. Perché questo titolo? Che cosa si nasconde dietro questo titolo? Ovviamente purtroppo non posso entrare Assolutamente. nel dettaglio nel fornirti questa risposta. Ti dico soltanto che il titolo ho pensato soltanto dopo aver terminato la prima stesura dell'opera. Quindi quest'opera è nata, cresciuta ed è stata sostanzialmente portata a conclusione senza titolo, nell'anonimato. Spero che, e credo che così come io ho ideato il titolo alla fine della scrittura, anche i lettori arrivino a comprendere, suppongo anche abbastanza agevolmente, il significato del titolo alla fine della lettura. Non è una citazione presa dalle pagine del romanzo. L'autorevole e da me molto stimato autore della prefazione ha detto che è un titolo che gli ricorda un po' i titoli della letteratura gialla anni 80 e anni 90. È una definizione che non mi offenderebbe, anzi, che mi farebbe piacere se fosse diffusa, perché questo poliziesco vuole recuperare, non dico la tradizione del genere, ma la struttura fondamentale del genere, depurandola da certe contaminazioni eccessive che, a mio avviso, hanno indebitamente preso il sopravvento nell'offerta editoriale moderna, attuale e contemporanea. Quindi, per me il titolo del giallo e in generale anche del poliziesco, di alcuni gialli già è diverso, però del poliziesco, a meno di eccezioni particolari che però mi vengono in mente adesso, non deve essere un'opera di chissà quale profondità e deve essere suggestiva nel giusto e deve essere immediata e diretta soprattutto, ecco. Suggestiva magari di una situazione che può essere perturbante, che però non deve essere un trattato di filosofia o un aforisma condensato in due o tre parole. Vorrei chiederti un piccolo aneddoto relativo alla stesura di un debito di coscienza. Magari se c'è stato un qualche evento Nasce, che ha caratterizzato un personaggio. come penso tanti omologhi del genere, dal finale. Ed è stato concepito mentre ero confinato in una camera d'albergo durante il primo lockdown, grazie alla mia fidanzata che durante una telefonata mi ha detto: ti stai concentrando nello studio di una lingua straniera per impiegare al meglio il tempo, tanto che si aveva a disposizione in quei giorni, in quei mesi. Ma perché, visto che hai sempre scritto, perché io ho sempre partecipato e collaborato con i giornali studenteschi, prima delle scuole superiori, poi dell'università, ho scritto per riviste accademiche. Leggi tanto, perché non provi a scrivere anche tu, leggi tanti già un romanzo? E allora, appena ho chiuso la telefonata, mi è venuta l'idea, se non esattamente del finale di Debito di coscienza, per come si presenta oggi nella versione finale, però di uno schema di finale che è sovrapponibile, che è lo stesso che su cui poi ho ricamato tutta la scena conclusiva. Ed è nato così.
L'ho scritto mentre prevalentemente, quasi interamente, qualche mese dopo, poi il primo lockdown, mentre ero in Valle d'Itria, l'ho scritto all'interno di un palazzo di famiglia che è, se vogliamo, molto simile a quello in cui abitava, o meglio, a quello a cui, a quello, in cui abita Don Vincenzo, che è la persona sulla cui scomparsa si indaga all'interno dell'opera. Una delle cose che mi ha molto affascinato è, cito, cari amici, mi perdonerete, ma ho bisogno di citarlo, perché andando sul sito della Morellini si può leggere un'indagine pugliese, collinare e provinciale, attraverso piazze e latifondi, bar e archivi giudiziari, violenza e pettegolezzo. Io ci ho ritrovato, come dire, gli ingredienti esplosivi per un giallo veramente che ha qualcosa di diverso, che ha qualcosa di diverso rispetto a quello che si può trovare attualmente in commercio, anche, voglio dire, rispetto ai grandi maestri, che ne so, Grisham, piuttosto che però è questo voler puntare su un fatto, tu hai detto la scomparsa, dopo ne parleremo. Su un fatto di cronaca, perché poi diventa cronaca, suppongo, su un fatto di cronaca però della provincia. E nella provincia non ci sono quelle dinamiche di una città. Io mi metto come metro di paragone, non lo so, io vivo a Salerno, certe dinamiche che riscontro poi, per esempio, lì dove insegno ad Eboli, nelle campagne, sono dinamiche totalmente diverse. 20 km di distanza, dinamiche totalmente diverse. E vorrei chiederti, come mai hai dato questo taglio? Mi fa piacere che quella frasetta contenuta nella scheda online, chiamiamola introduttiva al romanzo, ne sintetizzi esattamente il contenuto e l'idea che c'è sotto e gli elementi di originalità. Perché? Questo è Debito di coscienza, è un poliziesco nel quale protagonista è l'indagine, il racconto di un'indagine con tutto il suo portato di azione, suspense, data dall'attesa degli sviluppi, imprevisti. E di confusione anche. Però è un'indagine pugliese, è un'indagine che viene in Valle d'Itria, Rocca d'Itria, che è la città immaginaria nella quale è ambientato il romanzo, è il capoluogo della altrettanto fittizia, perché non esiste amministrativamente nella realtà, provincia della Valle d'Itria. La Valle d'Itria, invece, lo dico ai pochi che non lo sapessero, è una realtà geografica perfettamente esistente, che sarebbe poi anche definita la Valle dei Trulli, quella che comprende Alberobello, Locorotondo, la mia Cipiane Savica, Martina Franca, e che arriva poi fino al litorale ostunese. E anche parte poi della Murgia meridionale, che in realtà è un territorio molto molto simile a quello ricompreso nella Valle d'Itria, ancora più collinare, che raggiunge altitudini maggiori. L'ambientazione condiziona profondamente, ovviamente, gli esiti e lo sviluppo delle indagini. Lo fa perché provinciali sono i tre investigatori, due uomini e una donna, il magistrato, pubblico ministero Calò, che è un uomo che si lascia trascinare da certi corporativismi, magari propri
della magistratura più locale, il maresciallo Volpe, che è il tipico provinciale, magari per certi aspetti, che vive ancora coi genitori, la vicebrigadiere d'Atena, che è una donna in rampa di lancio, ma è l'unica nella caserma di Roccaditria. Quindi Roccaditria non è un paesello, non è un centro di piccolissime dimensioni, ma è una città che dobbiamo immaginare di medie dimensioni, 60-70 mila abitanti, ma è una città di provincia, un capoluogo di provincia. Dico che l'indagine condiziona tutto ciò perché, ad esempio, le caratteristiche degli investigatori ora porteranno magari a un'accelerazione nelle indagini. Ora a un rallentamento, laddove questo si faccia ingannare o magari si lasci condizionare dal suo pregiudizio. Oppure perché la popolazione locale, perché la società locale condurrà le indagini verso l'una o l'altra direzione. Numerose saranno le piste seguite dagli investigatori per cercare di scoprire che fine ha fatto, la stessa vittima e alcune piste false. Su alcune piste false gli investigatori saranno condotti magari vogliamo dire, in alcuni casi credulità, in alcuni casi dal pregiudizio della comunità rocchese. È un'indagine che trova un teatro importante, quasi al pari della città, nelle campagne. È un'indagine che affronta una criminalità locale che è diversa da quella metropolitana, ovviamente, ma che magari non ha le risorse, non ha gli armamenti, non ha la forza d'urto di quella criminalità, ma che in alcuni casi magari si può rivelare anche più scaltra e più oppressiva magari verso certe vittime o verso chi rientra ne diventa bersaglio. Ecco perché è un'indagine provinciale ed ecco qual è la scommessa editoriale sulla quale anche la Morellini ha voluto investire: raccontare un'indagine autentica, perché questa è un'indagine autentica, ricca di momenti di azione in cui ho curato con la massima dedizione che mi fosse possibile la coerenza dell'intreccio della trama, la coerenza dell'azione psicologica di tutti i soggetti coinvolti, ma è un'indagine provinciale. Uno dice, ma se tu ci proponi come nuovo e originale un poliziesco nel quale l'indagine è la protagonista, capirai che novità, capirai che intuizione. A me sembra che una proposta del genere vada controcorrente leggendo la giallistica e anche l'offerta propria del genere poliziesco contemporaneo, perché quel fenomeno, che per carità sia sempre benvenuto, della contaminazione dei generi, nell'offerta italiana è pressoché prevalente. Intanto sono pochi polizieschi, perché io credo che ormai tende a prevalere nella narrativa italiana l'investigatore, la figura dell'investigatore dilettante, o per caso. Ma anche quando si leggono i polizieschi, certe volte ho l'impressione, più che di leggere un poliziesco contaminato, di leggere un romanzo d'amore ambientato in questura, o il cui protagonista lavora in questura, che è diverso. Questo è ciò a cui puntiamo. Ecco, è una lettura di intrattenimento, non ha pretese educative, formative, non veicola nessun messaggio. Spero di aver lavorato correttamente poi alla qualità della narrazione, del testo. La storia è narrata dalla prospettiva di più personaggi. La provincia pugliese non è raccontata soltanto
con una visione apologetica dei bei paesaggi, del buon cibo, del vivere lento, ma è raccontata anche nelle sue contraddizioni, almeno in quelle la cui presenza all'interno del romanzo è funzionale allo sviluppo del racconto, però è una lettura di intrattenimento. Un poliziesco, ci troverete l'azione, ripeto, un'azione in salsa pugliese, non troverete Callaghan nel maresciallo Volpe, nell'ispettore Galò, troverete degli uomini comuni che, in cui spero possiate riconoscere, ecco, i tratti tipici dell'abitante o di chi svolge quelle professioni nel luogo. Jacopo, io concordo con te sulla questione delle contaminazioni. Voglio dire, se non sei Umberto Eco e non hai scritto il nome della rosa, diventa complicato fare una sorta di poliziesco con altre connotazioni. Invece, ti ripeto, ho trovato veramente freschezza in questa proposta editoriale. E vorrei chiederti, proprio perché non ci sono corrispondenti, o almeno io non ricordo a memoria dei corrispondenti, al tuo romanzo, come ci si prepara? Nel senso, quanto ha influito, la parte, di cronaca vera, chiamiamola così, per la costruzione del tuo romanzo? In realtà, l'opera così com'è e come si presenta oggi per la maggior parte è poi stata figlia del confezionamento di un'intelaiatura che ho immaginato all'origine, diciamo. Sono contento che tu non trovi omologhi analoghi nell'offerta narrativa attuale. Spero che ciò possa valere almeno un certo successo al romanzo. Spero di aver quantomeno intuito che tanti lettori come me cercassero qualcosa di simile e che la vedono un po' che come me abbiano percepito che un po' forse la giallistica contemporanea, almeno generalizzando, avesse e abbia perso la bussola, perché poi se io vado in libreria, gli scaffali li vedo pieni di Simenon. Io ho letto tutta la saga di Maigret, però non sarà un caso se poi vende tanto Simenon, no? Forse i Assolutamente. lettori cercano qualcosa e magari lo cercano anche nella narrativa contemporanea, i romanzi che sono ambientati al giorno d'oggi. Poi i miei personaggi, o almeno ho cercato di non renderli delle sagome, ognuno ha la sua personalità, ma i tratti della personalità di ciascuno emergono laddove funzionali allo sviluppo del racconto e dell'indagine, e questo ovviamente comporta che magari non siano esplorati a fondo e completamente, ma altrimenti avremmo, diciamo, inanellato, una serie di, descrizioni antropologiche, e quello è, sarebbe stata l'opera. Dicevo, partito dal finale, nel tempo libero, perché poi dopo il primo lockdown ho ripreso a lavorare, cercavo di immaginare come arrivarci a questo finale. Poi comunque il mio lavoro mi ha aiutato a immaginare un'indagine. E piano piano si sono sommati tutti i singoli episodi. Arrivata una struttura fondamentale che non fosse però esclusivamente una bozza, ho iniziato a tradurre su carta l'idea, varie revisioni, varie modifiche. L'aggiunta di qualche episodio di contorno, quando ormai mi ero avvicinato al finale, ovviamente non è stato scritto nell'ordine corrispondente a quello in cui vengono presentati i singoli episodi. Credo che mi abbia agevolato anche il fatto che la storia è narrata per episodi e dalla prospettiva di diversi personaggi, non solo i tre investigatori principali, ma anche altri due carabinieri, diciamo, incaricati di
di fare il lavoro sporco e quindi di occuparsi poi delle scene di maggiorazione. Lo stesso Don Vincenzo, sua sorella, un contadino, un avvocato poco limpido, insomma, questo anche funzionato da sonda esplorativa della società rocchese, senza anche qui cercare di procedere a un elenco impersonale di quali fossero le categorie antropologiche che animano la città, ma cercando di farlo emergere dal vissuto e dall'azione di ognuno dei personaggi. Senti, tu che tipo di scrittore sei? Sei uno scrittore che si abbandona all'ispirazione del momento, al sogno onirico, oppure riesci a creare delle trame, delle sottotrame in maniera scientifica, delle schede dei personaggi? Non lo so, per esempio, mi viene in mente, dico una sciocchezza, Don Vincenzo Serio, pur essendo pugliese, piace la ribollita toscana. No, non scrivo, non utilizzo schede o schemi nel mio lavoro, però per scrivere un poliziesco e per scrivere un giallo serve in particolare un'attenzione alla costruzione della trama, ma prima ancora che della trama, della vicenda che viene raccontata, che deve avere una coerenza nei tempi, nei luoghi, nelle reazioni e nelle azioni dei personaggi, tale per cui non ci si può abbandonare a un'improvvisazione, unicamente all'improvvisazione. Ecco. È necessario costruire la vicenda, quantomeno. Poi il singolo accadimento, il singolo episodio lo si confeziona e lo si racconta magari secondo l'ispirazione del momento, ma la struttura fondamentale deve tassativamente essere costruita con molto rigore, perché se poi rimane fuori o dentro un'incoerenza grave o un fatto molto inverosimile e realistico, si è perso definitivamente l'interesse del lettore, e direi giustamente. Quindi, no, lo schema fondamentale è stato pensato prima e, ripeto, con molta attenzione, come meglio, dedicandoci molto, molto tempo. Non ho scritto delle schede dei personaggi, ne ho impostato, immaginato dei caratteri e delle caratteristiche fondamentali e li ho calati nell'episodio che avevo immaginato, cercando di farli di comportare come coerente col loro carattere. Poi nel giallo ci sono due fatti da immaginare. L'indagine è il fatto su cui si indaga e devono essere coerenti e devono essere combinati, e il fatto non può essere scoperto esclusivamente e in tutte le sue componenti alla fine, deve essere scoperto gradualmente, insomma, serve un lavoro Tu hai una interpretativo. routine di scrittura? Riesci a scrivere tutti i giorni o hai dei periodi, dei giorni stabiliti, degli orari stabiliti? Magari avessi una routine di scrittore, vorrebbe dire sarei diventato uno scrittore professionista. Ho scritto questo romanzo in un arco di 4-5 mesi dopo averne, anzi di 3-4 mesi dopo averne immaginato la trama, come ti dicevo, nell'arco di un mesetto. Avevo l'opportunità di dedicarmi quasi tutti i giorni alla scrittura, perché dopo il superamento dell'esame di abilitazione non avevo immediatamente trovato un impiego, quindi mi sono dedicato a questo e sì, ho scritto quasi tutti i giorni con delle pause di riflessione che però duravano più di 1 o 2 giorni. Poi, terminata la prima stesura, l'ho accantonato per un po' e l'ho ripreso più volte a portare le correzioni che sono più importanti del testo iniziale per alcuni aspetti.
Ho scritto invece anche un racconto del genere ambientato a Milano, questa volta che è stato pubblicato da Mondadori nell'Antologia La Pelle di Milano, il cui acquisto consiglio perché contiene tanti altri bei racconti anche di generi diversi. Il mio è un noir Arboid, ma ce ne sono di diversi. Quello l'ho scritto nel tempo libero, perché l'ho scritto mentre già lavoravo, l'ho scritto le domeniche, i sabati, quando ho avuto tempo. Magari l'ho perfezionato quando ero a casa malato, l'ho scritto di sera quando tornavo da, però un racconto lungo 12 cartelle, avuta l'idea, l'hai già scritto. Sì. Anzi, quello era da presentare a un concorso, quindi avevo un limite di battute da rispettare, quindi a maggior ragione. E poi soprattutto non era un giallo, anche scrivere un racconto giallo poliziesco è davvero difficile secondo me, quindi seguiva una trama, una storia molto più lineare. Deve essere anche più diretto. Senti, parliamo di blocco dello scrittore, quella fase in cui non si riesce ad avere la giusta ispirazione, non si riesce a scrivere. A te è mai capitato di soffrire del blocco dello scrittore? Quale consiglio daresti a chi si trova in questa odiosa situazione? No, non mi è mai capitato per le ragioni che però abbiamo già sostanzialmente illustrato, cioè ho scritto un giallo, per scriverlo bisogna prima immaginare con una certa anche dovizia di particolari la trama e la vicenda che si vuole raccontare, allora poi nella fase di scrittura diventa quasi una fase di trascrizione dell'idea fondamentale e al più di immaginazione di elementi di contorno. Può essere capitata qualche esitazione, ma su elementi secondari, ecco. L'idea già c'era. Lo stesso vale per il racconto. Diciamo che per anni io ho sempre coltivato sogno, diciamo, nel cassetto di scrivere un giorno qualcosa di mio, di provarci, di cimentarmici. E però immaginavo che questa occasione sarebbe arrivata più in là negli anni. E chi poteva immaginare che sarebbe arrivata una pandemia globale a confinarci in casa e comunque a scombussolare anche i piani di carriera che io direi che l'unico consiglio che si può dare, a meno che non si abbia delle scadenze da rispettare, è di non scrivere se si è il blocco. O di sforzarsi di scrivere senza avere darsi troppi patemi se non si riesce a scrivere nulla, perché magari poi qualcosa viene fuori. Che magari si rifinisce, ultima meglio dopo, però. Jacopo, tu sei arrivato alla pubblicazione con la Morellini tramite praticamente un concorso, giusto? Non esattamente. Sono arrivato alla pubblicazione con la Mondadori del racconto tramite un concorso. Ci puoi spiegare com'è nata questa, com'è andato questo approccio? Ho letto questo bando, era un bando indetto dal laboratorio Formentini, il concorso si chiamava Scrivimi. Il requisito fondamentale dei racconti che potevano essere presentati, oltre ai limiti di lunghezza e via dicendo, era che fossero ambientati nella Milano contemporanea. Poiché doveva trattarsi di e si trattava di un'opera che avrebbe concorso, immaginavo, con altre centinaia di opere. Perché il premio credo che fosse abbastanza ambito, poi ho scoperto essere 315, qualcosa del genere. Ho pensato che dovesse essere un testo di impatto immediato, perché immaginavo i selezionatori e poi la giuria
investiti da questi fiumi di carta e di inchiostro che poi li dovevano leggere tutti e dovevano selezionarli. Allora, doveva necessariamente spiccare la mia proposta, catturare l'attenzione fin da subito, però poi non esaurirsi magari in quei testi che riducono l'anticipazione del colpo di scena all'inizio è un espediente fine a se stesso. E allora ho immaginato come struttura narrativa, poi chi vorrà lo leggerà, quella di un pugno nello stomaco. Cioè il pugno nello stomaco colpisce quando arriva nello stomaco, ma doveva percepirsi tutto il movimento dell'arto, ecco, e lo spostamento d'aria. Il lettore doveva percepirlo per tutta la lettura. Un racconto molto cruento, violento, magari non adatto a tutti. Però Senti, piace. il 3 luglio tu sarai di ospite al laboratorio Formentini nel format Libri Nudi. Sì, con Mauro Morellini, con l'editore presenteremo Debito di coscienza. Il format è secondo me molto carino perché chiede all'autore e all'editor, oppure in sua assenza chi cura la collana. Mauro insieme a Sara Rattaro cura anche la collana Varianti, all'interno del cui catalogo figura Debito di coscienza, di raccontare proprio come è venuto a galla, come è venuto fuori il romanzo, come è stato pensato, come è stato costruito, qual è stato il dialogo tra autore e editore. Secondo me avremo da dire tante cose interessanti perché anche l'approccio della Morellini verso gli esordienti è un approccio encomiabile e questo libro ne è l'espressione. Quindi il Laboratorio Formentini è un laboratorio per l'editoria. La Morellini è una realtà che nel panorama editoriale ha le sue peculiarità, la sua unicità e sarebbe. E grazie a queste peculiarità, a questa unicità è venuto alle stampe Debito di coscienza e quindi sarebbe bello raccontarlo. Com'è essere dall'altro lato? Perché tu al Formentini eri per la prima volta concorrente di un concorso, adesso sei ospite con una pubblicazione, da un In racconto breve a un romanzo. Che si prova? realtà ho scritto prima il romanzo e poi il racconto breve, quindi anche se poi è stato pubblicato prima il racconto e poi il romanzo. Oh, è piacevole, fa piacere che poi questi eventi siano frequentati e che qualcuno venga ad ascoltare ovviamente cosa hai da dire e che possa essere interessato anche all'opera soprattutto. Fa piacere. Sono delle soddisfazioni, sono tutti traguardi volanti, lo dico in gergo ciclistico da appassionato del ciclismo, traguardi intermedi. L'obiettivo è che il romanzo, così come racconto, siano letti e che piacciono. La mia speranza, ripeto, è quella di essere riuscita a intercettare e a individuare una lacuna nell'offerta editoriale attuale e di aver capito che intanto ciò che provocava a me insoddisfazione da lettore e sarebbe veramente una soddisfazione se questa intuizione fosse generalizzabile almeno a un pubblico minimamente esteso. Mi farebbe piacere anche avere magari qualche apprezzamento dalla critica, però questo non è un romanzo scritto per la critica, ecco, è una lettura di intrattenimento, come dicevo. Se mi dicono che è una lettura da ombrellone di qualità, io sono contento. Senti, e parlando di felicità, che cos'è per te la felicità? Ma io ho questa deformazione del pensiero occidentale da quello che ho scoperto, e cioè si vive la felicità come un obiettivo, l'obiettivo di essere felice. In realtà forse ha ragione chi aderisce a quelle correnti di pensiero orientali. Se non erro proprio il confucianesimo, che dicono che è realmente felice soltanto chi riesce ad apprezzare il percorso, chi riesce ad apprezzare la sua quotidianità, l'obiettivo nella vita, né il sale, ovviamente. Purtroppo, chi non ha obiettivi nella vita soffre di un
problemi. Però non deve essere un'ossessione. Ecco, purtroppo io temo di essere ancora un po' ossessionato dagli obiettivi, dai traguardi, non mi danno l'anima, no? Però penso sempre che sarò felice quando otterrò questo o quel risultato, ci si rende conto che poi in realtà si è felici con la propria fidanzata, con la propria famiglia, e che al massimo se si è eccessivamente con gli amici, se si è eccessivamente certo si è felici anche, beh, in realtà si è felici anche quando nel momento esatto in cui si raggiunge un traguardo, però poi dal secondo dopo subentra la soddisfazione, magari un breve momento di appagamento, ma già non è più autentica felicità. Non bisogna confondere i piani. E tu sei felice? Attualmente non riesco a subordino e condiziono ancora il raggiungimento di questa sensazione all'idea di raggiungere dei traguardi. È difficile essere felici per un trentenne nell'Italia contemporanea. È difficile perché magari si avrebbe anche l'occasione per esserlo, ma poi ci sono, non dico tanti patemi, ne abbiamo anche meno forse delle generazioni passate, anzi ne abbiamo sicuramente di meno, e siamo un po', abbiamo un po' un orizzonte gommoso, poco promettente. Senti, Quindi, quali sono i tuoi progetti per il futuro? editoriali sono progetti solo per un futuro prossimo e più che prossimo, perché è la promozione del romanzo. Su questo bisogna lavorare. Il mio nome, prima di ieri, ma ancora oggi, non dico che non è conosciuto a nessuno, nel senso che sicuramente è sconosciuto al pubblico. Se ci abbiamo lavorato, ci ho lavorato io, ci ha lavorato la editor nella casa editrice, la casa editrice ha investito del denaro nella stampa e pubblicazione del romanzo, eccetera. Adesso bisogna lavorare perché sia diffuso e conosciuto. Poi, se a un certo punto la promozione, diciamo così, finisce, deve lasciare spazio al passaparola. Perché? Perché deve essere di qualità il prodotto offerto. Però è importante nel panorama editoriale odierno, che ha un'offerta amplissima, una domanda in costante calo, è importante riuscire a fare la massima, a profondere il massimo sforzo nella promozione del romanzo. Poi vedremo. Senti, nella tua ceglie messapica farai promozione, farai una presentazione dal vivo, un Spero di firmacopie. sì, ci stiamo organizzando, vedremo. Beh, se passi da Salerno, avvisami, Salerno-Napoli, ti vengo a Sarei il trovare. primo a essere avvisato. Io vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che Debito di coscienza, lo ribadiamo, edito da Morellini Editore, è acquistabile sullo shop online della casa editrice. È acquistabile da amazon.it, trovate il link in descrizione. Vi suggerirei di ordinarlo in libreria, così da iniziare a far circolare il nome dell'ottimo Jacopo Epifani, ma soprattutto non dimenticate, seguite Jacopo sui suoi canali social, la Morellini sui suoi canali social, e se siete di Ceglie, Messapica o dei dintorni o di Milano, mi raccomando, voi di Milano, pretendete, non chiedete, pretendete un firmacopie e sono sicuro che Jacopo non ve lo negherà. Jacopo, io ti ringrazio per il tempo che ci hai donato, è stata una splendida intervista. Ti avrei voluto fare mille altre domande, magari se me lo concedi, una nuova intervista sull'editoria giurisprudenziale in generale, quella più divulgativa, che sono d'accordo con te su quanto detto prima. C'è bisogno di maggiore divulgazione, ma anche semplicemente per fare prevenzione, per fare della sana, ottima educazione civica, perché poi questo siamo cittadini. Io Certo. ti ringrazio di tutto. Grazie a te, la qualità delle risposte è dipesa dalla qualità delle domande. Grazie mille. Ciao Jacopo. Buona serata a te e a chi ci ha seguito. Ciao.